Intanto bisogna dire che la BIT è la borsa internazionale del turismo e dà una visibilità mondiale a tutta l'offerta turistica marchigiana e del nostro territorio pesarese. Ho avuto l'onore di coordinare l'offerta turistica della provincia di Pesaro Urbino, mettendo in vetrina tutte le eccezionali opportunità che questo nostro territorio offre: Fano con il Carnevale, con Festival Passaggi, Urbino, la città dell'UNESCO, le fiere nazionali del Tartufo di Sant'Angelo in Vado, Pergola ed Acqualagna e quella regionale di Apecchio, le strade della birra, progetti delle associazioni di categoria, Gabice e Gradara che hanno iniziato a lavorare insieme. Ecco, credo che essere qui presenti sia una bella opportunità, grande valore all'offerta turistica, perché questa nostra regione ha tutto ciò che un turista possa cercare. Ogni turista che voglia cercare qualcosa di particolare nella nostra regione lo potrà trovare: storia, cultura, arte, enogastronomia, ambiente, centri storici, musei, paesaggio, il paesaggio di Piero della Francesca, di Leonardo, di Raffaello ancora intatto. Ecco, questa è una regione straordinaria, la nostra regione, che anche con il Natale, un'offerta turistica importante che ormai compete con i mercatini dell'Alto Adige, è in grado di essere competitiva dal punto di vista turistico. Questa fiera dà grande visibilità al territorio e questo territorio è in grado di poter essere altamente competitivo. A noi rappresentanti della regione sta di creare gli spazi, le condizioni perché questo territorio abbia una vetrina, una visibilità, e la vetrina della BIT è una vetrina internazionale di grandissimo valore. Quindi credo di aver fatto un ottimo lavoro per il turismo ma per l'economia intera.